Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi, anche se questo sarà un video altamente improvvisato. Vogliamo dedicarvi un video per quanto riguarda degli aggiornamenti geopolitici, per quanto riguarda soprattutto il Medio Oriente. Nello specifico ci riferiamo a quello che sta succedendo tra Israele e Iran. Come ben sappiamo tutti quanti, in questi giorni si è parlato molto sulla cosiddetta, tra virgolette, pace momentanea tra Corea del Nord e Corea del Sud, Stati Uniti e tutto il mondo. Ragion per cui era inevitabile, insomma, che il conflitto si spostasse da qualche altra parte, perché l'uomo, l'essere umano, non può vivere senza farsi la guerra. Questo perché la pace non alberga nel cuore dell'essere umano. Ora, noi in questo video vi vogliamo portare alcuni aggiornamenti. Vogliamo precisare che noi non vogliamo con questo tifare a favore di una parte piuttosto che a sfavore dell'altra. Semplicemente noi vi portiamo quello che è il discorso geopolitico e poi esamineremo il tutto alla luce della parola di Dio, della Bibbia. Questo è un canale cristiano, ma ovviamente siamo consci del fatto che molti non credenti, non cristiani, guarderanno questo video. Quindi, prima di andartene, almeno guarda la prima parte, dove appunto semplicemente vi faremo vedere un video dove Benjamin Netanyahu apporta alcuni dati a tutto il mondo per quanto riguarda le prove schiaccianti nei confronti di un paese che si sta armando fino ai denti col nucleare, quando aveva affermato che non l'avrebbe fatto e ha sempre negato che avrebbe provveduto a farlo. Ora, noi semplicemente vi vogliamo portare il video, siccome non è in italiano, ve lo traduciamo noi. Non ci siamo messi lì a tradurlo prima, quindi lo faremo in diretta, ragion per cui fermeremo il video per poi tradurre e proseguire. Quindi, come dire, bando alle ciarle e vogliamo passare subito a quello che è il video. È un video altamente improvvisato. Quindi vi portiamo a navigare con noi. Intanto attivo la navigazione virtuale. Ecco. Ok. Allora, in questo momento voi state vedendo quello che noi vediamo sul desktop. Questo è il video. E adesso provvederò a avviare il video e poi lo fermerò per portare appunto la traduzione, come già detto. Allora, vi mostreremo gli archivi nucleari segreti dell'Iran. È molto possibile che voi sappiate che i leaders iraniani negano ripetutamente la loro ricerca per quanto riguarda l'armamento nucleare. Potete ascoltare il leader supremo iraniano Ali Khamenei. You can listen to Iran Supreme Leader Ali Khamenei. I stress that the Islamic... Insisto che la Repubblica Islamica mai ha cercato lo sviluppo dell'armamento nucleare. Republic has never been after nuclear weapons. Quindi potete ascoltare il presidente iraniano Hassan Rouhani. You can listen to, Iran's president Hassan Rouhani. Le armi nucleari e altre armi di distruzione massiva non hanno spazio nella dottrina della sicurezza e della difesa. And other weapons of mass destruction have no place in Iran's security and defense doctrine. Iraniana, e contraddicono non solo le nostre convinzioni etiche ma anche religiose fondamentali. Fondamentali. Our fundamental religious and ethical convictions. This is repeated by... Questo viene continuamente ripetuto dal cancelliere dell'Iran, Javad Zafir, no, Zarif. We didn't have any program to develop nuclear. Non abbiamo mai avuto nessun programma per sviluppare armamento nucleare,
e in ogni modo consideriamo che l'armamento nucleare e le armi nucleari sono entrambi irrazionali come immorali. Bene, questa notte sono qui per dirvi qualcosa. Iran ha mentito e lo ha fatto alla grande. Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in... Dopo aver firmato l'accordo nucleare nel 2015, che ricordiamo ha firmato un qualcosa dove appunto loro si sarebbero anche non firmarlo, quindi dopo aver firmato questo accordo nucleare nel 2015, Iran intensificò i propri sforzi per nascondere. Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear file. I suoi archivi segreti nucleari. Nel 2017 Iran ha spostato i suoi archivi di armamento nucleare in un posto altamente segreto in Teheran. In 2017 Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. This is the Shorabad district in southern... Questo è il distretto di Shorabad al sud di Teheran. This is where they kept the atomic... Qui è dove depositano, dove tengono occulti i propri archivi nucleari, giusto qui, dove c'è il circolo. Right here. Few Iranians... Molti pochi iraniani sapevano dove si trovasse. Sono stati molto pochi. Knew where it was. Very few. And also a few Israeli. E anche alcuni israeliani. Now, adesso dall'esterno questo si vedeva come una installazione con un aspetto innocente. From the outside, this was an innocent looking compound. It looks like a dilapidated... Si vede come un deposito in rovina, ma nel suo interiore conteneva gli archivi nucleari segreti iraniani. Rinchiusi in archivi giganti, in realtà sono qualcosa più grande di questo, bene. Actually, they're a little bigger than this. E quindi fa la misura, più o meno sono altezza d'uomo. Okay. A few weeks ago, in a group... Alcune settimane fa siamo riusciti con i nostri servizi di intelligence, Israele ha ottenuto mezza tonnellata di materiale che si trovava dentro di questi, diciamo, contenitori. Of the material inside these vaults. And here's what we got. Questo è quello che siamo riusciti ad avere, 55.000 pagine più 55.000 archivi in 183 CD. Eccoli qua. 55.000 pages. Another 55,000 files on 183 CDs. Everything you're about to see. Quindi tutto quello che voi state a punto di vedere è una copia esatta del materiale iraniano originale. Is an exact copy of the original Iranian material. You may want to know where. È possibile che desideriate conoscere dove si trovano gli originali. Beh, posso dirvi che in questo momento si trovano in un posto molto molto sicuro. Questo è ciò che si trova dentro questi archivi, documenti che incriminano, carte
che incriminano. Incriminating documents, incriminating charts, incriminating presentations. Ci sono presentazioni, ci sono piani che praticamente incriminano, insomma, sono delle prove, insomma, tangibili, innegabili. Incriminating blueprints, incriminating photos. Ci sono foto che incriminano, video che incriminano e molto di più. Incriminating videos. And more. We've shared this material with you. Abbiamo, diciamo, come si dice in italiano, faccio un po' di confusione, abbiamo dato questo materiale con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti possono garantizzare la loro autenticità. United States, and the United States can vouch for its authenticity. We will also share it with other countries. Ma daremo questo materiale anche ad altre nazioni per compartirlo, come si dice in italiano? Mo adesso faccio un po' di confusione. Per darlo, insomma. And we'll share it with the International Atomic Energy Agency. Lo daremo anche all'Agenzia Internazionale di Energia Atomica, la IEA. So let me tell you the history of this material. Quindi lasciate che vi possa raccontare la storia di questo materiale. We've known for years that Iran... Sappiamo che da anni Iran ha un programma segreto di armamento nucleare denominato Progetto Ahmad. Had a secret nuclear weapons program called Project Ahmad. We can now prove. Progetto Ahmad. Scusate che me lo scrivo. Progetto Ahmad. Ok. Oggi possiamo dimostrare che questo progetto Ahmad è stato un programma integrale per disegnare. That Project Ahmad was a comprehensive program to design. Build and test nuclear weapons. Costruire e provare armamento nucleare. We can also prove. Possiamo anche dimostrare che l'Iran sta almacenando, mettendo da parte in modo molto segreto del materiale di questo progetto Ahmad. Almacenar significa mettere da parte. That Iran is secretly storing Project Ahmad material to use it at... per utilizzarlo nel momento che lo desideri e sviluppare armi nucleari. Time of its choice to develop nuclear weapons. Here's what... Questo è stato l'obiettivo esplicito di questo, appunto, progetto Ahmad, creare armamento nucleare. Project Ahmad's explicit goal was creating nuclear weapons. This is an original Iranian presentation. Questa è una presentazione originale iraniana di questi archivi, e qui abbiamo la dichiarazione della missione. From these files. And here's the mission statement. Design, produce and... Disegno, produzione e prova di 5 testate, ognuna di 10 chilotoni di rendimento di TNT. Test 5 warheads each with 10 kiloton TNT yield for integration on a missile. These files. And here's the mission statement. Design, produce and test. L'ho mandato indietro che ho saltato una cosa. 10 kiloton TNT yield per l'integrazione di un solo missile. For integration. Tutto questo. Quindi non c'è necessità di saper leggere in Farsi, che sarebbe la lingua loro, per vedere quello che c'è scritto qui. Infatti lì, se noti bene, c'è scritto 10 kilotoni di TNT.
You don't have to read Farsi to see 10 kilotons here. Ecco, si legge benissimo. This is the, questo è l'obiettivo specifico di questo progetto AMAD. A specific goal of Project AMAD. That. Questo è come 5 bombe di quelle che sono state lanciate a Hiroshima sopra dei missili balistici. Insomma, è l'equivalente. To be put on ballistic missiles. This is in... Questo è un foglio di calcolo originale iraniano degli archivi del progetto AMAD. Potete osservare quello che c'è scritto. Original Iranian spreadsheet from the archives of Project AMAD. Look at what it has here. Yellow cake. Produzione del pastello giallo, processo di arricchimento delle centrifughe. Production, centrifuge enrichment process, warhead project. Progetto testata, progetto di simulazione e prove di fatto, quando analizziamo che cosa c'è in questi archivi. Simulation project and test. And indeed, when we analyzed what's in these archives, troviamo che questo progetto AMAD aveva i 5 elementi. Found that Project AMAD had all the 5 elements, the 5 key elements. I 5 elementi chiavi di un programma di armamento nucleare. Of a nuclear weapons program. I want to take. Voglio commentarli uno ad uno. One by one. First element. Il primo elemento è il disegno delle armi nucleari. Questa è una illustrazione iraniana originale di un'arma. Di nuovo, non c'è necessità di saper leggere la loro lingua Farsi per capire questo. Questo è un U-235 e questo è uranio che è stato arricchito. Sta parola non mi viene mai, me la scrivo, arricchito, scusate, giusto qui in questo nucleo. That's enriched uranium, right here at the core. That's the only place where you find. Questo è l'unico posto dove uno trova nel nucleo uranio arricchito. In the core, enriched uranium. And here's an qui abbiamo un simulacro iraniano, un simulacro originale iraniano che riunisce tutti questi componenti. Iranian simulation. Original Iranian simulation, putting all these components together. Questo è il primo componente. That's the first component. Second component. Secondo componente è lo sviluppo di nuclei atomici. Developing nuclear cores. Here's a photo. Qui vediamo una foto che mostra il processo della fondizione, del fondere, del fondersi, e un nucleo di metallo fuso preso dagli archivi. Showing the casting process and a cast metal core. From the qui si trova l'installazione sotterranea segreta che gli iraniani stavano costruendo. And here's the secret underground facility the Iranians were building to produce nuclear. Per produrre nuclei atomici. We have hundreds of documents. Abbiamo centinaia di documentazione per ognuno di questi componenti. For each of these components. Third component. Terzo componente, costruzione dei sistemi di implosione nucleare. Implosion. Non so cosa voglia dire implosion. Esplosion è qualcosa che scoppia. Implosion è qualcosa di un termine tecnico, quindi non so tradurlo. Building nuclear implosion systems. This is an original Iranian.
Questa è una foto iraniana originale di un dispositivo per misurare le implosioni. Non so cosa siano le implosioni. In photo of a measuring device for implosions. And here... E qui possiamo vedere un simulacro di una implosione. Simulation of a nuclear implosion. Ma implosione non è esplosione, perché esplosione si dice esplosion. Boh. Fourth element. Non lo so. Quarto elemento, la preparazione ensayos nucleares, di preparativi nucleari, insomma, si preparano per poi portare a termine la prova, diciamo, ensayare e provare, possiamo tradurlo così. Preparing nuclear tests. Here's a map of five potential. Qui abbiamo una mappa di 5 posti potenziali per realizzare una prova nucleare nell'est dell'Iran. For a nuclear test in eastern Iran. 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo molti, molti più documenti simili. 1, 2, 3, 4, 5, we have many, many more such documents. And fifth, e quinto, integrazione di armamento nucleare nei missili. Integrating nuclear weapons on missiles. Qui abbiamo un disegno per un caricamento nucleare su un missile Shahab 3 degli archivi. There's a design for a nuclear payload on a Shahab 3 missile from the archive. Qui si vede la testata nucleare. Qui si trova la bomba. There's the warhead. There's the bomb. And I don't have to remind you. Non ho necessità di ricordarvi. Credo che l'Iran sta ampliando continuamente la propria capacità per raggiungere la propria capacità dei propri missili balistici, quindi capacità di raggiungere obiettivi anche molto lontani, come vedremo tra un po'. That Iran is continually expanding the range of its ballistic missiles, its nuclear capable missiles. I propri missili, appunto, con capacità nucleare. They started with a thousand cap- hanno iniziato con 1000 chilometri e adesso sono arrivati a 2000 più o meno, 2000 chilometri, più o meno, quindi possono raggiungere Riyadh, Tel Aviv, Mosca, ma stanno lavorando per margini ancora più grandi. Riyadh, Tel Aviv, Mosca. But they're working on far, far greater ranges. They're planning much. E stanno pianificando missili di largo alcance, di lungo raggiungimento, per portare le proprie testate nelle proprie testate armamento nucleare. Longer range missiles to carry nuclear weapons. So these files. Così che questi archivi provano in modo, definitivo che l'Iran sta mentendo sfacciatamente. Conclusively prove that Iran is blatantly lying when it says. Quando dice che mai ha avuto un programma di armamento nucleare. It never had a nuclear weapons program. The files prove. Gli archivi che dimostrano questo però questo è quello che è successo dopo dice But here's what happened next.
Ah, gli archivi lo dimostrano, questo è quello che è successo dopo, cioè che appunto hanno trovato tutto questo. L'Iran ha dovuto affrontare a crescenti pressioni nel 2003. Voi ricorderete che questo è successo dopo la guerra del Golfo. Iran was faced with mounting pressure in 2003. You remember that? That was following the Gulf War. So it was forced to shelve. Così che l'Iran si è vista forzata a, diciamo, ingavetar. Che significa ingavetar? Mettere da parte il progetto Ahmad, però non ha mostrato le sue ambizioni nucleari. Project Ahmad. But it didn't show its nuclear ambitions. So Iran devised a... Allora l'Iran ha ideato un piano per fare due cose. Prima, preservare i propri conoscimenti, il proprio conoscimento nucleare nel progetto Ahmad, e secondo, sviluppare molto di più. To further develop its nuclear weapons, le proprie capacità relazionate con le armi nucleari. That plan, questo piano è venuto direttamente dai principali leaders iraniani. Directly from Iran's top leadership. Here's another document. Qui abbiamo un altro documento degli archivi che segue le nuove direzioni del Ministero di Difesa iraniano. Il Sir Shamkhani. From the archive. This is following the new directive of Iran's Minister of Defense, Mr. Shamkhani. Today is Oggi è il direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Director of the National Security Council. Following the new directive. Seguendo le nuove direttrici, le nuove disposizioni del ministro della difesa iraniano, lui ha lavorato, cioè il lavoro sarebbe stato diviso in due parti. Iran's Minister of Defense, the work would be split into two parts, covert. Quindi nascosto e aperto. And over. Quindi una parte chiave del piano è stato quello di formare nuove organizzazioni per continuare con il lavoro. Key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhri. È così come il dottor Mohsen Fazi Fakhrizadeh, capo del progetto Ahmad, lo ha determinato. Ricordate questo nome? Fakhrizadeh. Insomma, non dimenticate questo nome. So here's right here. Così che qui si trova, diciamo, qui si trovano le sue disposizioni, giusto qui dice, cioè leggiamo. And he says, the general aim is to announce... L'obiettivo generale è quello di annunciare la chiusura del progetto Ahmad, ma poi aggiunge the closure of project Ahmad, but then he adds special activity... attività speciali. Voi sapete quello che è. You know what that is. Special activities. Saranno portate avanti, saranno concretizzate delle attività speciali sotto il titolo dello sviluppo del conoscimento scientifico. Will be carried out under the title of scientific know-how developments. And in fact, di fatto, questo è ciò che esattamente quello che Iran si è accinta a realizzare, a concretizzare. This is exactly what Iran proceeded to do. It continued this work. Ha continuato questo lavoro in una serie di organizzazioni
durante gli anni. In a series of organizations over the years. Quindi tra il 2010 e il 2018 questo lavoro è stato portato a termine per la SPND. And today in 2010 or 2018 this work is carried out by SAPAND. That's an organization. Questa è un'organizzazione dentro del Ministero di Difesa iraniano. Inside Iran's Defense Ministry. And you will not be surprised. E non vi sorprenderete all'ascoltare che la SPND è diretta per la stessa persona, appunto quella di prima, che si chiama Fakhrizadeh. To hear that Sapan is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Che appunto è stato colui che ha diretto il progetto Ahmad, appunto il dottor Fakhrizadeh, e certamente non è una casualità. Fakhrizadeh, and also, not coincidentally, many of Sapan... Molti membri del personale chiave di questa SPND, di questa organizzazione, hanno lavorato sotto la diretta tutela di Fakhrizadeh nel progetto Ahmad. Key personnel worked under Fakhrizadeh on Project Ahmad. So this... Pertanto, questo archivio nucleare mostra chiaramente che l'Iran ha pianificato nelle più alte sfere del governo. Atomic archive clearly shows that Iran planned at the highest levels to continue work related to nuclear. Il continuare con il lavoro relazionato con l'armamento nucleare sotto differenti più forme, insomma, sotto più maniere. Weapons under different guises. And used. E utilizzando lo stesso personale, fra l'altro. The same personnel. Vi voglio dare un altro esempio di attività relazionate con armamento nucleare iraniano che hanno continuato, proseguito. Give you another example of Iran's nuclear weapons related activities that continued after Project Ahmad. Dopo il progetto Ahmad. Tutti voi ricorderete le installazioni Fordo. Domanda. Potete mostrare questo? Remember the Fordow facility? Can you show that? Ecco, l'installazione di arricchimento uranio Fordow. Fordow Uranium Enrichment Facility. This was a secret underground. Questa è stata una installazione di arricchimento di uranio sotterraneo che gli iraniani hanno costruito. Enrichment facility. That the Iranians built under a mountain. Sotto una montagna. You don't put... Uno non andrà a inserire migliaia di centrifughe sotto una montagna per produrre isotopi medicinali. Thousands of centrifuges under a mountain to produce medical isotopes. You put them there. Uno le colloca lì per una sola ragione: armamento nucleare, arricchimento per armi atomiche. For one reason, nuclear weapons, enrichment for nuclear weapons. But the files. Ma gli archivi mostrano che il Fordo è stato disegnato dal principio per armamento nucleare. That Fordo was designed from the get-go. For nuclear weapons as part of Project Ahmad. Come parte del progetto Ahmad. Here's an arrangement. Qui possiamo vedere un prima del progetto iraniano Fordow. Iranian blueprint of Fordow. E quello che successe è stato che l'Iran ha continuato a costruire installazioni Fordow durante anni. And what happened was that Iran continued to build Fordow years secretly building. Costruendo in segreto anni dopo che
portavano a finalizzare il progetto Ahmad. Years after Project Ahmad ended, here's what it looks like. Così è come si vede, questa è l'entrata, passa per il sotto della montagna. It's the entrance. It goes under a mountain. You also will not be surprised. Neanche ci si sorprenderà che l'Iran abbia insistito in mantenere il Fordow. Iran insisted on keeping Fordow. And basically, e basicamente l'accordo nucleare li ha abilitato a farlo. The nuclear deal enabled it to do it. It enabled. Gli ha permesso di farlo, però questo si è presentato con un problema. But this came with a hitch. Iraq. A l'Iran. Insomma, ha fatto, li ha obbligati, ecco, a essere totalmente onesti rispetto all'accordo nucleare, quindi a non far nulla di nascosto. Quindi potevano farlo, ma non in maniera nascosta. Was required by the IAEA to come clean by the nuclear deal, to come clean to the International Atomic Energy Agency. E l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, in ciò che riguarda il programma nucleare. Questa è stata una condizione esplicita per l'implementazione dell'accordo nucleare. For implementing the nuclear deal, Iran has to... Quindi Iran deve giocare in modo pulito, trasparente, insomma. So in December 2015, così che nel dicembre del 2015 la AIEA ha pubblicato una propria evaluazione finale di ciò che ha chiamato gli aspetti militari. The IAEA published its final assessment of what it called the military aspects of Iran's del programma nucleare iraniano. Questo è l'informe. Nuclear program. This is the report. Questa è stata l'opportunità di oro dell'Iran per giocare in maniera pulita, trasparente con la IAEA. Iran's chance to fully come clean to the IAEA. They could tell the truth. They could say we had. Potevano dire la verità, potevano dire che avevano questo programma, il programma segreto. Program, the secret program, it's over, we shelved it. E fine. L'avrebbero archiviati, non esiste, distruggeremo il materiale. It doesn't exist. We destroy the material. Questo è ciò che l'Iran realmente ha detto invece alla IAEA, e dissero. Here's what Iran actually told the IAEA. It said... L'Iran ha negato l'esistenza di un programma coordinato diretto allo sviluppo di un artefatto esplosivo nucleare. Iran denied the existence of a coordinated program aimed at the development of a nuclear explosive device. E specificamente ha negato, ascoltate questo, e specificamente ha negato l'esistenza di un piano Ahmad. Quindi l'ha proprio negato che esiste questo piano Ahmad. Specifically denied, get this, specifically denied the existence of the Ahmad plan. Il materiale dimostra il contrario, che l'Iran ha autorizzato, iniziò a
ha iniziato e ha finanziato questo progetto Ahmad. Quindi questo materiale dimostra tutto il contrario di quello che l'Iran ha negato, cioè che invece l'Iran ha iniziato, finanziato questo progetto Ahmad. The material proves otherwise, that Iran authorized, initiated and funded Project Ahmad, a coordinated program. Un programma coordinato diretto allo sviluppo di un dispositivo nucleare esplosivo, ovviamente. Aimed at the development of a nuclear explosive device. Here's another document. Qui abbiamo altra documentazione degli archivi. Questo è un piano maestro del progetto Ahmad. From the archive, this is a master plan of Project Ahmad. L'Iran ha detto alla IEA che non è stato portato, diciamo, a termine nessun lavoro con una iniziativa multipunto. Iran said to the IAEA, no work has been conducted with multi-point initiative. Questa è una iniziativa multipunto. Mi dovete perdonare questa gerga, non so, mi dovete perdonare questo gergo. This is multi-point initiation. You gotta forgive me. This jargon. Multipunto. The scientific terminology is... La terminologia scientifica, io anche non so che significa multipunto, posso immaginarlo ovviamente. La terminologia scientifica è qualcosa di necessario per capire la produzione di armamento nucleare. Something that is necessary to understand the production of nuclear weapons, but here's what they say. Però questo è quello che dicono. No work has been conducted with imp- non è stata realizzata, non è stato realizzato nessun lavoro con la tecnologia MPE in geometria emisferica. MPI technology in hemispherical geometry. But again the arc. Però nuovamente gli archivi mostrano che questa è una totale fabbricazione, cioè una totale speculazione di bugie, cioè una totale speculazione, appunto, una totale fabbricazione di bugie. Iran ha realizzato un estenso lavoro con della tecnologia MPE in geometria emisferica. Qui abbiamo un esempio. Extensive work with MPI technology in hemispherical geometry. Here's an example. Hundreds of more documents. Abbiamo più di 100 documenti che lo dimostrano. Iran said, Iran ha detto all'agenzia che non aveva realizzato alcun lavoro metallurgico specificamente to the agency that it had not conducted metallurgical work specifically designed for disegnato per un dispositivo nucleare. Però gli archivi nuovamente ci mostrano che anche questa è una bugia, insomma. Nuclear device. But the files again show that this is a lie. Iran conducted Iran ha portato a termine un ampio lavoro metallurgico disegnato per un dispositivo nucleare. Extensive metallurgical work specifically designed for a nuclear device. Here's an original. Qui c'è una foto originale iraniana e ci sono molte più foto nei archivi. Iranian photo, plenty more in the archive. So what I've shown you. Quindi quello che io vi ho mostrato questa sera è solo una frazione del materiale totale che abbiamo. Infatti si parla di tonnellate, insomma. It's just a fraction of the total material that we have. But even from... Ma incluso a partire da questo esempio uno può estrarre, farsi quattro conclusioni principali. This sample, you can draw
four main conclusions. First, primo, l'Iran ha mentito sul fatto di non possedere un programma di armamento nucleare. Iran lied about never having a nuclear weapons program. 100.000 archivi segreti mostrano e provano che hanno mentito. Secret files prove that they lied. Secondo, incluso dopo l'accordo, l'Iran ha continuato preservando e ampliando il proprio la propria conoscenza. Even after the deal, Iran continued to preserve and expand its nuclear weapons know-how su armamento nucleare per uso futuro. For future use. Why would Perché un regime terrorista nasconderebbe e catalogherebbe meticolosamente i suoi archivi hide and meticulously catalog its secret nuclear file, i propri archivi nucleari segreti, se non li andrebbe a utilizzare in una data posteriore. If not to use them at a later date. Terzo, l'Iran ha mentito di nuovo nel 2015 quando non è stato onesto con la AIEA. Iran lied again in 2015 when it didn't come clean to the IAEA as required by the nuclear. Così come viene richiesto da questo accordo nucleare. And finally, finalmente, l'accordo con l'Iran, l'accordo nucleare, viene fondato su delle menzogne. The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. It's based on Iranian. Quindi è fondato su delle bugie iraniane, quindi è l'inganno iraniano. Lies and Iranian deception. 100.000 archivi che abbiamo qui dimostrano qui che hanno mentito. 100.000 files right here prove that they lied. So here's the box. Quindi, in conclusione, l'Iran sta continuando a mentire. Iran continues to lie. Just last week, giusto la scorsa settimana, Zarif disse: noi mai abbiamo desiderato produrre una bomba. Zarif said this. We never wanted to produce a bomb. Again? Nuovamente ve lo facciamo risentire, appunto, quando dice: mai abbiamo desiderato produrre una bomba. We never wanted to produce a bomb. Yes, you did. Sì, l'avete desiderato. Sì, lo desiderano e l'archivio nucleare vostro così ce lo sta mostrando a tutti quanti, insomma. Yes, you do. And the atomic archive proves it. The nuclear deal. L'accordo nucleare gli dà all'Iran una direzione chiara sul fatto di ottenere un arsenale atomico. Gives Iran a clear path to an atomic arsenal. It does so because it lo fa perché gli dà i tre componenti che sono necessari per produrre questo arsenale. Gives him the three components that are necessary to produce this arsenal. First, il primo è l'arricchimento illimitato in pochi anni. E questo è ciò che stanno pianificando fare. Unlimited enrichment in a few years. And they plan to do that. They plan to have several hundred thousand advanced centrifuges with which they can enrich mountains of uranium for that core that I showed. Per questo nucleo che vi ho mostrato anteriormente. Before. For many, many such cores. Secondo, fracassa per completo, insomma, fracassare significa
che fa fiasco, insomma, fa fiasco completamente. Quindi fa fiasco completamente nell'abordare uno svolgimento dell'Iran. Che vuol dire? It completely fails to address Iran's development of continuing development of ballistic. Ah sì, dello sviluppo continuo dei missili balistici, ok, giusto. And third, terzo, e questo è dovuto al totale fiasco nell'abordare il programma segreto della bomba nucleare iraniana. And this is due. It completely fails to address Iran's secret nuclear bomb program and its advanced. E il proprio lavoro avanzato sulla militarizzazione del programma. Work on weaponization. We just did. Li abbiamo finiti di fare. Così che questo è un accordo terribile, non è mai sarebbe dovuto concludersi. So this is a terrible deal. It should never have been concluded. And in a few days time, dentro di alcuni giorni il presidente Trump deciderà, prenderà la sua decisione sul da farsi. President Trump will decide, will make his decision on what to do with the nuclear deal. Con l'accordo nel materiale, con l'accordo sul, diciamo, in materia nucleare, via. I'm sure he'll do the right. Sono sicuro che farà ciò che è corretto. Okay. The right thing for the United States. Ciò che è corretto per gli Stati Uniti, ciò che è corretto per Israele e ciò che è corretto per la pace nel mondo. The right thing for Israel and the right thing for the peace of the world. Ok, questo è stato il video. Va bene, scusate, la traduzione non è andata in maniera molto fluida. Ok, allora, cari amici, noi sappiamo che quando l'uomo dice pace e prosperità, invece viene tutt'altro che pace e prosperità. Viene sempre la guerra. La storia insegna che questa si ripete e la Bibbia lo conferma, che alla fine dei tempi, quando diranno pace e prosperità, una ruina improvvisa cadrà su di loro. C'è una profezia, noi già abbiamo fatto un video, diversi anni fa, lo trovate nel nostro canale, Iran-Israele guerra, dove appunto abbiamo mostrato le profezie che alla fine dei tempi ci sarà una guerra tra appunto Israele e Iran, e l'Iran sarà veramente devastata. Quando, in che momento preciso, noi non lo sappiamo, però sappiamo che ci troviamo nell'ultimo periodo, che appunto si concluderanno tutte quante le profezie della parola di Dio. La parola di Dio vanta migliaia di profezie adempiute, quindi ha un ottimo curriculum. È l'unico libro al mondo che vanta migliaia di profezie adempiute, chiare ed esplicite. Chi segue i nostri video sa di quello che stiamo parlando. Quindi, al di là del fatto che, come alcuni ci hanno scritto, ci avete scritto che non credete che ci sarà una guerra tra Israele e Iran per via di Gog e Magog, ma una verità biblica non ne annulla un'altra. Gog e Magog si concretizzerà, si avvererà quella profezia con l'attacco della Russia, dell'Iran, eccetera eccetera, che poi alcuni mettono Gog e Magog in mano all'anticristo, quando addirittura non sappiamo se Gog e Magog si concretizzerà poco prima che la Chiesa venga rapita. Quindi lì l'anticristo non è neanche apparso, per dire, come probabilmente si può concretizzare immediatamente dopo, oppure alcuni dicono nel mezzo della grande tribolazione. Di fatto nessuno ci può mettere le mani sul fuoco, quindi figuriamoci se ci mettiamo a dire che lì c'è l'anticristo, che non c'entra un bel niente. Ma adesso veniamo
veniamo a noi. Vi vogliamo portare in Geremia 49 e poi andiamo a chiudere. Allora, Geremia 49 dal 34, eccolo qua, dal 34 dice: la parola del Signore che fu indirizzata al profeta Geremia contro Elam. Chi conosce un po' di storia sa perfettamente che Elam è Persia, che poi nel secolo scorso, intorno al 35, tra il 35, non mi ricordo se il 35 o il 39, è stato chiamato Iran, Repubblica Iraniana, ma anticamente si chiamava Persia e anche molto prima Elam. Gli Elamiti sono i persiani. Quindi, qua dice: principio del regno di Sedechia, re di Giuda, dicendo: così ha detto il Signore degli eserciti, ecco, io rompo l'arco di Elam. Quindi io rompo l'arco dei persiani, che è la loro principale forza. E questa è una profezia che il Signore fa nei confronti appunto degli iraniani o dei persiani. E la profezia riguarda i nostri giorni. Come facciamo a saperlo? Molto semplice. Se tu continui a leggere, praticamente il Signore ti dà la data e ti dice: ma pure negli ultimi tempi avverrà che io ritrarrò gli Elamiti di cattività, dice il Signore. Quindi la profezia si riferisce agli ultimi tempi. Quindi l'ultima generazione, l'ultima ora della mezzanotte, comincia con la profezia del fico, che si trova in Luca 21. E quindi lì dice proprio che da quando, non la stiamo qui a spiegare, da quando Israele, gli ebrei, rimpatriano nella loro terra, da lì appunto passerà una generazione che dura 70-80 anni, secondo il Salmo 90, e verso 10, e pertanto in questi giorni si è proprio concretizzato il 70° anno, numero 7, numero importante, si è concretizzata la prima parte, i primi 70 anni. Quindi sappiamo che in qualsiasi momento la Chiesa può essere rapita e allora il mondo entrerà in crisi e si scateneranno tutte le guerre dell'Apocalisse. Poi faremo ulteriori video dove andremo a dimostrare che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, come asseriscono i falsi dottori della legge che predicano queste sciocchezze, queste barbarità, insieme alla predestinazione, il legalismo e tante altre sciocchezze, presentando Seconda Tessalonicesi capitolo 2 in maniera altamente distorta. Ma questa è un'altra storia. Quindi noi sappiamo che la guerra tra Iran e Israele è alle porte. Quando si concretizzerà questa guerra noi non lo sappiamo, il Signore di certo non ce lo viene a dire né a noi e né a nessuno, ma la parola di Dio è molto chiara. Ci sarà questa guerra, poiché la parola di Dio dice: io rompo l'arco di Elam, che è la sua principale forza, e si riferisce agli ultimi tempi. Noi sappiamo che la principale forza dell'Iran in questo momento è il suo armamento e soprattutto il suo armamento nucleare, se insomma quello che potrebbe avere o quello che avrà in futuro. Quindi questo ci fa capire molte cose, che a un certo punto tutto quell'armamento che ha gli si spezzerà addosso, quindi qualcuno li andrà a bombardare. Questo lo capiamo dal fatto che il verso 36 dice: farò venire contro gli Elamiti dai quattro venti. Tradotto ai nostri giorni, nel nostro linguaggio, dei quattro venti, quindi un po' da tutte le parti e soprattutto dall'aria, da a intendere, qualora fosse questo che intende dirci la scrittura, nel senso che abbiamo il quadro generale molto chiaro: gli iraniani saranno distrutti, ma esattamente come possiamo immaginare, con dei bombardamenti, però qui stiamo speculando. E dalle quattro estremità del cielo, vedete? Quindi pare che appunto saranno bombardati e lì disperderò a tutti questi venti. E non vi sarà nazione alcuna alla quale
non pervengano degli scacciati di Elam. Ora qui noi non stiamo né dando addosso a Elam né dando addosso agli ebrei, semplicemente stiamo rapportando delle profezie. Dal canto nostro noi benediciamo tutte le nazioni, che Dio benedica gli iraniani e anche che Dio benedica gli ebrei, perché noi dobbiamo benedire tutti, sempre, anche i nostri nemici. Vi stiamo semplicemente raccontando delle profezie. Quello che viene nel mondo non è quello che vi predicano i falsi apostoli del piffero, della prosperità. Quello che viene nel mondo è guerra, pestilenze, terremoti, fami, povertà, mancanza di lavoro. E la Chiesa si deve preparare. Ma noi abbiamo una grande speranza che la Chiesa sarà tolta, sarà rapita. Questa è una profezia. Sarà rapita, ma di questo ne parleremo altrove. Già abbiamo fatto dei video, potete vederli. C'è una storia nella parola di Dio, e noi sappiamo che la parola di Dio, la storia si ripete, che si trova in Ester. Ester si sviluppa proprio in Persia. Quando appare la regina Ester, ok, lì che c'era Mardocheo, insomma il re Assuero e tutto quanto, lì il tutto si sviluppa appunto in Elam, in Persia. E a un certo punto esce fuori un certo Amman o Haman, che guarda caso questo progetto è stato denominato Amad, mentre invece in Ester appare Aman. Insomma c'è tutta la storia che questo inizia a perseguitare Mardocheo e poi fa emettere dal re un decreto dove appunto vuole sterminare tutti quanti gli ebrei. Insomma, noi sappiamo che l'arcinemico degli ebrei è proprio l'Iran, che non si dice perché c'è molto antisemitismo, ma l'Iran costantemente minaccia Israele e tutti gli ebrei di sterminio. Noi sappiamo, non è per parlare male, ma proprio il Corano dice di uccidere l'ebreo e il cristiano. E questo ce l'hanno proprio per religione. Quindi proprio per... cioè non è che dicono uccidi questo perché fa del male. Nella parola di Dio, quando troviamo uccidi questi, ti dice uccidi questi perché a sua volta facevano sacrifici umani. Sacrificavano bambini, neonati. Allora il Signore aspetta, e poi dice entra e sterminali tutti. Ma mentre invece loro dicono no, chi è? Semplicemente sterminano solo perché fa parte di questa etnia. E bisogna chiamare le cose per nome. Sì, lo sappiamo, ce l'avete detto a qualcuno della mia famiglia, non voglio fare i nomi, gli avete detto in faccia, vi taglieremo a tutti la capoccia. Sì, lo sappiamo che ci taglierete la capoccia, non ci mette paura questo. Voi non avete mai visto morire un cristiano vero. Il cristiano, cari musulmani, quando muore è contento, non che va a cercare la morte. Però se gli capita è contento perché se ne va col Signore. E se il Signore lo permette che tu mi tagli la capoccia a me, gloria a Dio, io sono contento. Perché me ne vado col Signore. Noi facciamo di tutto per preservare la nostra vita. Noi non cerchiamo la morte. Ma se capita e il Signore lo permette, ma ammazzateci. Che Dio vi benedica, noi vi benediciamo. Questo è il vero cristianesimo. Poi quello che fanno i cattolici, quello non è cristianesimo, è un'altra roba. Voi confondete. Quindi parliamo così con voi. Vi stiamo raccontando le cose. Voi dite questo nella vostra religione. Ammazza il cristiano, punto. Pure se è una brava persona. Ammazza l'ebreo, pure se è una brava persona. Questo è l'Islam. Chiamiamolo per nome. Quindi, la Bibbia non dice questo. Poi quello che hanno fatto i cattolici è altra roba. Noi non siamo cattolici, non siamo protestanti. Nasciamo prima del 1500, siamo evangelici e vi possiamo anche insegnare la Bibbia. Quando volete confrontarvi con noi, possiamo tranquillamente confrontarci. Quindi, una guerra ci sarà. Qui non siamo di parte. Ripeto, Dio voglia benedire l'Iran come tutte le nazioni.
Qui non ce l'abbiamo né con gli iraniani, né con nessuno, né con gli ebrei, né con nessuno. Semplicemente vi stiamo raccontando delle profezie. Le profezie sono queste: ci sarà una guerra. Ripetiamo, quando non lo sappiamo, ma da qui a 10 anni il piano profetico della fine dei tempi si andrà a chiudere, si andrà a concretizzare. Però l'Iran, così come Aman ha cercato di distruggere gli ebrei e ha fatto una forca alta 50 cubiti, e invece poi nella forca ci è andato lui. Sono 2000 anni che cercate di uccidere, voi più di 2000 anni, che cercate di uccidere gli ebrei, e non ci siete riusciti, non ci riuscirete mai, perché il Dio degli ebrei è il creatore del cielo e della terra. Lui li castigherà, ma che sia lui a farlo, non noi o voi, nessuno deve toccarli, e guai a chi lo fa. Lui li castigherà perché hanno rigettato Cristo. Infatti, se voi ebrei vi volete salvare, dovete accettare Cristo, sarete salvati e sarete rapiti, compresi tutti i rabbini che credete in Cristo e tacete. Voi non sarete rapiti perché state tenendo in segreto la fede, e questo non può avvenire. Se c'è qualche ebreo, qualche rabbino che sta guardando questo video, noi con questo vi diciamo quanto appunto appena asserito e dimostrato. Mo come stanno le cose, non ci vogliamo mettere in politica, ma una cosa vi dico: la guerra tra Iran e Israele è sempre più vicina. Quando ci sarà non lo so, ma da qui a 10 anni il piano profetico si andrà a concretizzare. Questo è stato il video, cari amici. Spero sia stato di incoraggiamento per i credenti e di riflessione per i non credenti. Investigate la Bibbia e le profezie. Non andate dietro Nostradamus, ufologi, massoni, New Age. L'ateismo non esiste. E tutte queste buffonate. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Il Signore ancora sta parlando attraverso molti servi, proprio perché vuole salvare quello che si concretizzerà sulla terra, la grande tribolazione. Mai ce n'è stata una, e mai ce ne sarà un'altra, neppur simile, per quanto sarà terribile. Questo è stato il video. Grazie per averci seguito fin qui. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se Dio vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.